Ignazio Alessandro, capitano del gruppo 17 Zanzare. Oggi, dopo un primo tempo inizialmente complicato, con molte fasi di stallo, siete riusciti a prendere il sopravvento nel secondo tempo per poi essere rimontati. Cos'è successo negli ultimi 15 minuti? Guarda, come hai detto te, era una fase di stallo nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo partiti abbastanza bene. Appena abbiamo subito il primo gol, insomma, siamo calati più mentalmente che fisicamente e poi è finita come è finita. A livello di gambe invece come vi sentivate? Ho visto comunque che soprattutto nei primi 25 minuti del secondo tempo siete stati spumeggianti e avete avuto anche tre occasioni per chiudere il match, a 5 minuti dalla fine un'occasione incredibile per fare il 3-1. Esatto, veniamo da una buona preparazione, quindi le gambe c'erano. Poi, come hai detto te, tre buone occasioni per passare sul 3-1, ma purtroppo non siamo riusciti a finalizzare. In conclusione, l'ultima domanda, quello che riguarda gli obiettivi stagionali. L'anno scorso una salvezza ottenuta nel finale, quest'anno invece avete nuovi obiettivi oppure sempre lottare per la salvezza? Beh, principalmente non partiamo mai per essere nelle ultime posizioni. Il nostro obiettivo comunque è rientrare nelle prime quattro squadre e credo che quest'anno ci riusciremo. Ok, ti ringraziamo, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille.